Allora, siamo qui a fine campionato con il gruppo degli allievi. Allora, mister, le partite sono passate, siamo tutti più rilassati, più tranquilli. Quest'anno è stato molto agitato, visto in panchina. Vogliamo un piccolo riassunto del campionato e se ci dà qualche chicca per l'anno prossimo. Naturalmente siamo più rilassati perché abbiamo finito il campionato 15 giorni fa. Quindi siamo veramente più rilassati, io, soprattutto io e poi i ragazzi, quindi ho voluto fare questa riflessione in questi 15 giorni per rilassarci, per vedere che cosa abbiamo fatto, per che cosa abbiamo realizzato con questa squadra, con questa squadra degli allievi che veramente si sono comportati alla grande. Siamo andati oltre alle aspettative, non pensavamo, anzi all'esterno non pensava nessuno che questi ragazzi potevano arrivare a fare questi risultati, e devo dire veramente un grazie ai ragazzi, un grazie alla società, un grazie al presidente, un grazie a tutti per il supporto che è stato dato a questa squadra e poi naturalmente ai ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. Direi una bella annata, un'annata sacrificosa, con problemi, ma alla fine anche bella, diciamo. Si è conclusa bella, si è conclusa in maniera positiva, perché penso che è una cosa bella parlare di una piccola realtà come Viggianello, una piccola squadra come il Castrum Bianelli di Viggianello che quest'anno fa un campionato degli allievi regionali di calcio a 5 e diciamo a me mi riempie pieno di soddisfazione perché vedere la squadra che sotto a tre squadre importanti come il Maschito, che faccio gli auguri per la vittoria del campionato, l'SD Sport, un'altra bella realtà, il Paterno, direi sotto queste tre squadre vediamo che un gruppone di squadre che stanno sotto queste tre squadre, che siamo in questo gruppone, ci siamo noi, c'è il Castrum Bianelli di Viggianello e a me per quanto mi riguarda mi riempie pieno di soddisfazione, quindi farei veramente un plauso a questi ragazzi che veramente ce l'hanno messa tutta, sono andate oltre veramente le rose aspettative e tutti un gruppo di ragazzi straordinari, che al di là dei problemi che poi all'interno di un gruppo ci possono essere durante una stagione, ma che ci sono in tutti i campionati, in tutti i gruppi che ci possono essere, ma che poi alla fine si è costruito un piccolo gruppo e direi una piccola squadra che secondo me sarà il futuro del Castro. Ma per il futuro cosa ci dobbiamo aspettare, mister? Per il futuro direi fine di questo mese ci incontreremo tutti i componenti del direttivo della società insieme al presidente. Vediamo che cosa vogliamo fare, perché dobbiamo parlare del futuro e il futuro deve essere costruito sia a livello tecnico che a livello delle attività che andremo a fare, che ancora non sappiamo sicuro che cosa c'è dietro. Però alla fine della stagione, questa è una cosa che ci toccherà parlare, non posso oggi io parlare dell'aspetto tecnico, dei componenti della società, che cosa faremo nel futuro. Però c'è un progetto importante che vorremmo fare, se naturalmente ci sono le possibilità per farle. Parliamo della polisportiva? Non ci dice niente, vabbè, abbiamo capito, l'abbiamo buttata lì. Vediamo se c'è questo grande progetto, perché questo è un progetto, potrebbe essere un progetto importante per questa realtà e per il futuro di questo paese. Manteniamo il riservo però, manteniamo il riservo. E poi naturalmente parlare della prima squadra, perché abbiamo cose in testa da fare. Direi oggi abbiamo voluto fare questa giornata, dedicare questa giornata ai ragazzi degli allievi.
Naturalmente porto i saluti il presidente, che oggi non può essere qui presente per motivi di lavoro, e tutti i componenti della società che salutano i ragazzi, salutano a www.castrumvianelli.it, quindi però naturalmente, siccome io sono sia componente della società che mister della squadra, abbiamo dedicato questa giornata di chiusura, di saluti con questi ragazzi degli allievi, che abbiamo fatto qualcosa direi di straordinario. Quindi oggi festeggiamo anche il capocannoniere, lo ricordiamo, del campionato allievi, Emilio Pambiango, che come al solito è in ritardo. Beh, direi oggi ho voluto che i ragazzi venissero a fare questa ultima giornata, questi saluti, direi premiare a tutta la squadra. Ecco, non è caduto nella provocazione, mister, il mio voleva essere solo una provocazione. Festeggiamo tutti, naturalmente. Premiare a tutti i componenti della squadra che si sono comportati egregiamente, dal portiere all'ultimo giocatore di questa squadra. Per concludere vorrei dire che una cosa che non ho mai detto quest'anno. È sicuro che la vuole dire? Sì, vorrei. Okay. Che sono soddisfatto perché all'inizio di questa attività, nel mese di luglio, quando ci siamo riuniti con i componenti della società e il presidente, una sera di luglio, non mi dimentico, una serata di luglio calda, mi chiesero i componenti della società di seguire i ragazzi degli allievi. Qualcuno mi diceva che praticamente, ma ci siamo con il numero per fare il campionato allievi? Io mi preso questa briga, domani mattina andrò al comune dalla dipendente Luigina Bonafine per darmi praticamente un elenco di ragazzi che partono dal 97 al 99. I ragazzi c'erano, e tanti pure anche, però diciamo ci sono ragazzi che non piace fare il calcio a 5, quindi non è stato facile per costruire questa squadra. Però al di là di tutto, ragazzi che già ci avevamo parlato prima, c'erano 4-5, e ragazzi che poi abbiamo contattato che hanno sposato il progetto del Castro, abbiamo piano piano costruito la rosa. Siamo arrivati a 9 ragazzi praticamente. Siamo un gruppo di ragazzi, di 9 ragazzi che cominciamo a fare questo campionato con tante difficoltà, con tanti problemi. Dall'esterno si diceva, ma questi ragazzi dove vanno? Che fanno? Non possono fare nulla. Ricordiamo questo. E io però ho mantenuto i nervi salti, testa bassa. Costanza e tenacia. A testa bassa sono andato avanti. Non è stato facile, è stata veramente un'annata sacrificosa. Abbiamo costruito un piccolo gruppo direi, perché è importante, perché il gruppo alla fine è la cosa più importante che si crea nel calcio e nella vita quotidiana. Direi un piccolo gruppo, che poi questo gruppo l'abbiamo trasformato in una squadra. All'inizio ragazzi che non avevano mai affrontato un campionato, ragazzi che oppure hanno affrontato ma il calcio a 5 mai, è una cosa complicata rispetto al calcio a 11. Abbiamo dovuto imparare le regole, dare delle regole che si devono rispettare in questa società, almeno io faccio rispettare delle regole. Comunque, con tutti questi problemi siamo riusciti, sia con il comportamento, che è la cosa più importante di questa, del settore giovanile, alla tecnica, alla tattica. Io la cosa più importante, potevo avere 6-7 punti in più quest'anno con la squadra, se non avrei preso delle posizioni un po' drastiche. Però io dico che praticamente
che noi abbiamo l'attività sportiva, educazione, rispetto, comportamento e rispetto, ma è inutile che noi abbiamo 5-6 punti in più, ma quando poi non abbiamo praticamente costruito un gruppo importante, che è la prima cosa, l'educazione e comportamento. Praticamente abbiamo costruito una squadra e direi ce la siamo giocata con tutte le squadre di questo campionato, anche con le più forti. Il Castro Pianero non è uscito mai dal campo dicendo che siamo stati praticamente spazzati via così, ma tutti hanno dovuto sudare per conquistarsi la vittoria. E questo faccio un plauso ancora, lo ripeto, ai ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario e hanno conquistato 35 punti sul campo, con sudore, con buona volontà e con impegno. E io ringrazio ai ragazzi per questo campionato che abbiamo fatto, perché veramente siamo andati oltre le aspettative. Mister, guarda, io allora non la trattengo ulteriormente, abbiamo fatto un'intervista molto lunga oggi, però mi sembra è di fine stagione ed è il caso e va bene così. Io le faccio l'in bocca al lupo, ho visto che si è sponsorizzato anche per l'anno prossimo come mister, quindi va benissimo. Mister, in bocca al lupo, complimenti ancora per quest'anno e adesso seguiremo una piccola chicca che ha preparato per i ragazzi. Ci sarà una sorpresa per i ragazzi. Che non la svegliamo però. Non la svegliamo, okay. Naturalmente, che è una piccola sorpresa per i ragazzi, che naturalmente portano insieme a me il saluto, il presidente Pietro Lafroce, che oggi non è qui presente, tutti i componenti della società, per questo piccolo premio che vogliamo dare per il campionato fatto a questi bravi ragazzi. In bocca al lupo per l'anno prossimo allora, poi ci vediamo quest'estate. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Ok, grazie. Allora, ci troviamo qui con alcuni ragazzi degli allievi del Castrum. Naturalmente mi fanno un pochettino di spazio, così ci mettiamo al centro. Allora, Dario, che dici? Com'è andata quest'anno questo campionato? Ti sei divertito? Perché poi penso che l'importante sia divertirsi. Sì, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un'ottima stagione. Però volevamo fare anche qualcosa in più, anche se abbiamo fatto il massimo. Era il primo anno e tutti quanti siamo migliorati. Penso che questo era l'importante, insomma, incominciare a costruire, come diceva il mister prima, una squadra. Voi siete tutti amici, già condividete anche altre cose. Vincenzo, allora quest'anno una piccola sintesi? Lui è il birichino della squadra insieme a un altro che non c'è. No, quest'anno ci siamo divertiti. Per me è stato il primo anno. Siamo migliorati, abbiamo fatto un ottimo campionato. Potevamo vincere qualche partita in più, come ha già detto Dario. Però, tutto sommato, è andata bene. Questo però vuol dire che l'anno prossimo ci dobbiamo anche impegnare forse un pochettino in più, perché con i sacrifici riusciamo poi a tirare fuori i risultati. Diversamente è difficile, vero? Giusto. Ok, Vincenzo, grazie. Antonio è tra i più piccoli della squadra. Antonio, quest'anno noi abbiamo osservato, hai giocato non tantissimo, però il mister mi ha detto, me l'ha detto a me, cioè l'anno prossimo devo dare più spazio ad Antonio, perché è uno dei ragazzi tra quelli che si impegnano di più, un ragazzo educato, anche se un po' birichino. Invece tu, Antonio, ti sei divertito quest'anno? Sì, soprattutto ci siamo divertiti tutti quanti, penso. È stato un bell'anno, infatti ci siamo tolte molte soddisfazioni. Potevamo vincere qualche partita in più, ma basta così per quest'anno. Poi l'anno prossimo si vedrà. Perfetto, Antonio. Matteo, il grande portiere che noi più volte del CastrumBianelli.it abbiamo sponsorizzato per la prima squadra, perché veramente un Walter Zenga dei nostri tempi, ecco. Matteo, tu ti sei divertito tra i pali? Sì, quest'anno penso che tutti ci siamo divertiti, abbiamo fatto un'ottima stagione, togliendoci tante soddisfazioni, anche andando oltre le aspettative. Questo è l'importante. Sì, questo è l'importante. Bene, bene. Egidio, Egidio con questi capelli tutti, ecco, lui è un personaggio, però, scusa Egidio, vieni qua, Egi, ma ti sei divertito tu? Certo.
e ci ha fatto divertire pure a noi, questo ve lo garantisco. Comunque Egidio, veramente io con tanti di voi che ho visto giocare magari così sporadicamente in qualche torneo, oppure ma che comunque non avevano mai effettuato un campionato di calcio a 5, ho visto dei grandissimi miglioramenti. Questo perché siete stati, e ve lo voglio riconoscere a tutti, anche quelli che non sono presenti in questo momento, siete stati dei ragazzi educati, rispettosi del mister, vi siete allenati, e noi del castelmobianello.it vi seguiremo anche l'anno prossimo, vi seguiremo un pochettino in più di come abbiamo fatto quest'anno. In bocca al lupo. Allora, niente, oggi abbiamo già detto prima, praticamente abbiamo voluto dedicare questa giornata di fine stagione per i saluti di fine campionato con i ragazzi degli allievi, con la squadra e la società, tutti noi della società, io e il mister di questa società abbiamo ritenuto di dare un premio a tutti i componenti della squadra per il campionato fatto e per la stagione appena conclusa. Naturalmente questo premio va per i risultati ottenuti sul campo, ma anche e soprattutto, che è la cosa più importante, il comportamento e il rispetto che ci deve essere in una squadra di calcio. Niente, chiamerei uno per volta, se Antonio Corraro. Allora niente, andò. Noi abbiamo, praticamente vogliamo farti questo premio per il campionato fatto. Grazie per il campionato che hai appena concluso. Egidio Battaglia. Ok. Anastasio Dario. Grazie. Matteo Vitale. Vincenzo Libonati. Siamo tutti? Naturalmente ci sono altri ragazzi che oggi non sono presenti per motivi personali e a cui daremo poi il premio nei prossimi giorni. Chiamerei Emilio Pambianco. Allora, naturalmente per Emilio non è che c'è disparità di premi, ma lo dobbiamo... Abbiamo deciso con la società e tutti quanti per premiare Emilio per i gol praticamente realizzati e merita praticamente la targa di capocannoniere. Facciamola vedere. Applauso. Da aver realizzato 77 gol. Quindi grazie Emilio per il contributo che hai dato alla squadra. E naturalmente la squadra il contributo che ti ha dato a te per realizzare tutti questi gol.